segnale che abbiamo dato quest'anno sulla scuola con tutti i problemi imponente. Refezione che comincia puntuale e che migliora la qualità e riduce i costi. 380 contratti a tempo indeterminato per la scuola comunale della nostra città. Investimenti imponenti sulla città metropolitana e quindi tutte le scuole della ex provincia. Per oggi soprattutto siamo orgogliosi perché con un grande lavoro di squadra apriamo 3 micronidi nella sesta municipalità, un quartiere difficile ma con tantissimi bambini, Ponticelli, San Giovanni Barra, e altri se ne apriranno nelle prossime settimane. Insomma, nel momento in cui la scuola è sotto attacco nel paese, a Napoli viene difesa e viene difesa con grande passione e grande competenza. Grazie agli investimenti operati con i fondi del piano di azione e coesione, l'amministrazione comunale ha ampliato, con un programma che continuerà anche per i mesi futuri, l'accoglienza nelle strutture comunali dei bambini da 0 a 3 anni. Stamattina, in apertura dell'anno scolastico, l'inaugurazione dei 3 nuovi nidi di San Giovanni, Barra e Ponticelli. A questi 3 dell'area orientale seguiranno poi a breve scadenza le strutture nella Minuccia, al Vomero Arenella, in Vico Santa Maria Apparente nel quartiere Chiaia San Ferdinando ed il nido Piazzi a Stella San Carlo. A seguire si aggiungeranno gli asili nido di Materdei, Fuorigrotta e Centro Storico. Si amplia notevolmente dunque la disponibilità all'accoglienza nelle strutture realizzate dalle 10 municipalità ed inoltre molti nidi e scuole materne amplieranno l'apertura ad orari pomeridiani dalle 16 alle 19 per agevolare tempi di vita e di lavoro e per consentire di usufruire dei servizi integrativi anche in modo intermittente, assicurando la presenza delle strutture ludico-ricreative ed educative pubbliche comunali. Le iscrizioni sono già aperte nelle varie strutture di asili nido e ludoteche nelle municipalità 4, 7, 8 e 10. È un'operazione innanzitutto di natura culturale, fare in modo che le mamme vedano una possibilità in più, non solo per i propri figli, un'opportunità di crescita sin dalla prima età, ma anche per se stesse, per il lavoro, per la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, che è sempre un tema molto difficile in una città dove c'è un alto tasso di disoccupazione femminile. In questo senso il segnale che diamo oggi è che crediamo nell'infanzia e nella possibilità che l'infanzia sia accudita dal comune, non dovendo quindi ricorrere ad alternative che spesso sono improbabili se non diseconomiche per le famiglie, molto care per le famiglie. È un lavoro di squadra, squadra significa maestre, personale amministrativo, dipendenti del comune e delle municipalità, cooperative, imprese, associazioni. Questa è la Napoli che amo, che sa fare squadra, sa stringere i denti, sa superare gli ostacoli e porta a casa l'obiettivo. Quando si aprono cantieri, quando ci sono inaugurazioni di questo tipo, ci sono anche inconvenienti, ma ci sono tantissime opportunità, opportunità anche di lavoro, e il fatto che l'economia sia ripartita nella nostra città in settori strategici ci fa ben sperare. E poi vorrei anche sottolineare un altro dato di cui ce ne stiamo accorgendo adesso negli effetti, che aver risanato da un punto di vista finanziario i conti del Comune di Napoli ha prodotto anche pagamenti puntuali per il terzo settore, per gli operatori sociali, che hanno avuto quindi la possibilità di non avere più affanno e poter nuovamente investire. Quindi è tutta una ruota virtuosa che si tiene.